E quindi regaliamo a questa società che già soffre di problemi drammatici dal punto di vista economico, con precarietà dovuta alla mancanza di lavoro, dovuta alla crisi che è conclamata e dura nonostante i proclami ottimistici che restano solo velleitari per quanto ci riguarda, per quanto riguarda anche i numeri che vediamo confermati ogni giorno. Oggi si parla di un punto percentuale di aumento anche della disoccupazione giovanile, che è già drammatico, che è scesa sotto il milione di occupati per quanto riguarda la popolazione dei 15-24 anni. Il governo che non porta una misura, che sia una, per andare a contrastare questo dato drammatico di cittadini onesti che vivono il dramma della disoccupazione, ma ci troviamo a trattare il quarto svuota carceri. Riteniamo indegno che questa maggioranza e questo governo si stiano occupando semplicemente e solamente dei delinquenti, coloro che hanno commesso reati, e dei cittadini onesti che stanno vivendo questo dramma sociale. Non ce n'è un provvedimento che sia uno, se non un irrisorio decreto lavoro che, come mi auguro anche i colleghi della maggioranza onesti intellettualmente, sanno benissimo che non porterà un posto di lavoro in più. Ma quando governavamo noi i mafiosi finivano in galera e qui non si parlava di amnistia, non si votavano gli svuota carceri e non si facevano continui favori alla mafia come voi oggi state facendo. Perché l'idea di modificare l'ergastolo in un paese in cui l'ergastolo non esiste, perché sappiamo benissimo che oltre 28 anni nessuno sta in galera, quindi la galera a vita non c'è oggi, è semplicemente un ulteriore segnale pericolosissimo alla mafia, alla criminalità organizzata. Detto questo, la Lega è contraria all'abolizione della pena dell'ergastolo, perché abolire l'ergastolo significa, e non lo dice la Lega e non lo dice Molteni, ma l'hanno detta insigni magistrati che sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, abolire l'ergastolo vuol dire concedere un regalo alla mafia, concedere un regalo alla criminalità organizzata. Vede, in questo Parlamento, in quest'Aula, c'è chi è favorevole agli svuotacarceri, c'è chi è favorevole agli indulti mascherati, c'è chi è favorevole alle amnistie, c'è chi è favorevole all'abolizione dell'ergastolo, c'è chi è favorevole all'abolizione del reato di immigrazione clandestina, c'è chi vuole proporre i tagli. È evidente che per noi questo provvedimento, l'impostazione di questo provvedimento è assolutamente inaccettabile. Non possiamo accettare di fatti che, a fronte di problemi seri che sono quelli della crisi, della disoccupazione, delle nostre imprese che stanno chiudendo, qui si pensi solo a provvedimenti che vanno contro la sicurezza, che vanno contro la certezza della pena, che vanno contro il rispetto delle regole, che vanno contro la legalità. E la sensazione di sicurezza era data appunto dalle pattuglie che giravano per le strade, dalle pattuglie di quella stazione di carabinieri che già sotto organico e già gli vengono tolte delle persone che oggi devono avere i presupposti per andare a fare i controlli a chi viene beccato in flagrante, beccato a rubare, a delinquere chiaramente, e quindi a non mettere in sicurezza i nostri cittadini e le nostre famiglie. Solo per far riferimento ad alcuni deputati che qua in quest'Aula continuano a parlare di visite nelle carceri, di chiacchierate con i detenuti, io l'invito che vi faccio soprattutto in questo periodo è di andare a parlare con quelle persone che hanno ricevuto furti o violenze nelle proprie abitazioni, furti o violenze che si susseguono quotidianamente, che sono numerosissime. Questa non è la risposta che un paese serio può dare in un momento di insicurezza come questo. La risposta di un paese serio è un'altra, è investire sulla sicurezza ed è appoggiare gli emendamenti da noi proposti che svincolano i comuni dal patto di stabilità quando fanno investimenti in pubblica sicurezza. Grazie. Ma io chiedo al Partito Democratico, fate campagna elettorale a fianco dei vostri sindaci, parlate con i vostri consiglieri che avete nei vari comuni, parlate con i vostri assessori che avete nei vostri comuni. Mi sembra veramente che il Partito Democratico e questa maggioranza sia veramente scollegata dal territorio, e si dimostra. Voi portate avanti una politica dei quattro svuota carceri e nello stesso tempo, in queste ore, in questi minuti, in questi giorni, durante la campagna elettorale, i vostri sindaci, per recuperare quei voti, per poter vincere senza il fenomeno Renzi,
stanno propinando un discorso di sicurezza a tout court. A tutti i cittadini diciamo, noi siamo i veri gentilini. Voi, i vostri sindaci, stanno diventati gentilini pur di recuperare quei voti che ne avete bisogno. E voi qua in Parlamento fate esattamente il contrario. La cittadinanza che sta ascoltando deve ben sapere che deve tra concludere. Il Parlamento e la politica territoriale c'è un abisso. Grazie. Grazie Presidente. L'onorevole Rosato ci ha raccontato che questo provvedimento è urgente. Io lo inviterei a provare a mettere il naso fuori da questo palazzo per chiedere alla gente normale se ritiene che urgente in questo paese sia abolire il reato di clandestinità oppure sia arrivare a fine mese, difendere il posto di lavoro, aiutare l'economia, dare certezze, aiutare la gente che non ce la fa più con questa situazione economica. Per noi le urgenze sarebbero queste, non sono abolire il reato di clandestinità e liberare ulteriori criminali con l'ennesimo quarto, se non ho perso il conto, svuota carceri. E ci viene pure a raccontare che è urgente, ma vada a chiedere per strada alla gente che cosa è urgente. Di questo provvedimento di urgente non lo ritiene assolutamente nessuno, a parte il Partito Democratico, che sta sempre dalla parte di chi commette reati invece di chi li subisce. Sì, grazie Presidente, ma è già stato detto che in Italia l'ergastolo purtroppo non lo fa nessuno, perché io penso se mai verranno presi gli autori di quel brutale attentato di pochi giorni fa in cui un bambino di 3 anni è stato strappato alla vita in un modo veramente bestiale, cioè ci sono persone in giro che sparano in faccia a bambini di 3 anni, beh, io di fronte a queste persone penso che l'ergastolo sarebbe il minimo che dovrebbe essere dato in assenza nel nostro ordinamento della pena di morte. Così come penso a coloro che magari si macchiano di reati odiosi, vergognosi, come quelli inerenti alla pedofilia. Chi tocca un bambino, secondo me, se dovesse fare al massimo 28 anni di carcere, farebbe poco, meriterebbe l'ergastolo. Vorremmo solo ristabilire la correttezza degli eventi, perché ricordo che la Lega non è al governo dal 2011, non dal 2013. Sono passati 3 governi, Monti, Letta e l'attuale Renzi, che hanno perpetrato i tagli nel comparto della sicurezza. È oramai lontano quei momenti che si sono qua descritti poc'anzi, dove il governo Berlusconi con la Lega che faceva tagli. Andatelo a chiedere ai sindacati, andate a chiedere alla polizia locale quali sono realmente i tagli e chi l'ha fatti costantemente negli ultimi 4 anni.